Allora, siamo con Flavio Natalia che ha permesso questo stupendo evento, che è venuto, c'erano tantissimi blogger, evento riuscitissimo, insomma, complimenti prima di tutto. Poi come è parso questo evento? Insomma, era la prima volta che c'erano 500, forse più persone, blogger all'interno di un teatro, tutti assieme. Esatto, intanto scoccia farseli l'uno con l'altro, ma i complimenti vanno fatti a Logosfere che ha reso possibile questa cosa. È stata un'idea che ci era venuta per raccontare al meglio questo universo che anche grazie a canali come Current emerge piano piano e che in realtà rappresenta la linfa della comunicazione come è adesso, e abbiamo immaginato insieme passo dopo passo come poterli coinvolgere in modo autentico, cioè potendone fare non un evento il cui senso fosse soltanto li abbiamo messi in un teatro, siamo stati bravi per questo, ma dare un senso a un incontro così forte come quello con Al Gore. Adesso che è finita sembra che sia stato tutto molto facile, non è stato così. L'idea di non sprecare il tempo, cioè di avere un'ora e mezza e di farne un'ora e mezza con le domande che più sentivamo, che più sentiva l'universo sommerso dei blogger, e quindi di farle votare, di sceglierle, ha funzionato. Tra l'altro è stato bello il fatto che alla fine le domande erano di tutti i tipi, leggere, a favore di Current, di critica di Sky, di critica alla realtà e anche a vari sistemi. La cosa che mi fa più piacere è dire questo, abbiamo fatto tutte le domande e se poi siamo stati i primi, grazie a Blogosfere, a fare una cosa del genere, ci fa solo un pezzettino di piacere. Oltretutto i blogger solitamente sono sempre critici, però sono usciti tutti entusiasti da questo evento. Effettivamente è un primo passo di Sky, oggi ha dimostrato, verso una libertà completa, perché oggi sì, c'erano le 15 domande programmate, ma poi c'è stato spazio per tutti, quindi a maggior ragione è già un passo in avanti verso la Current che verrà. Esatto, e a me fa piacere questo. Per Sky è facile garantire libertà, sinceramente questa è una cosa che per Sky è facile, fa parte del DNA di Sky. Le domande sono state fatte sia alle 15 che sono state scelte, per forza per poterle scegliere dovevamo vederle, sia altre domande appunto che sono venute. Siamo contenti che la gente si sia divertita e che sia serena e appunto interessata, come anche adesso che la cosa è finita. Non lo davamo per scontato, mettevamo in conto anche che potesse non andare così. Però l'abbiamo fatto e siamo contenti di averlo fatto. Complimenti ancora, allora al prossimo appuntamento, questo punto con i blog. Penso proprio di